Henry Gento all'istituto Fodera, diretto da Patrizia Pilato, l'AICS di Agrigento, ha proposto un concorso di pittura, il musical Grease, i murales di Sergio Criminisi e una esposizione della Valle dei Templi in miniatura nell'ambito del progetto Legalità, un gioco da ragazzi. Le interviste di Irene Milisenda. AICS di Agrigento insieme al Fodera di Agrigento organizzano questo progetto sulla legalità. È importante educare i giovani alla legalità e lo fate attraverso la cultura e non solo. È fondamentale educare i giovani a quello che è il cammino del bene in generale e ovviamente insito anche il cammino della legalità. Noi abbiamo fatto questo progetto, abbiamo finanziato dalla Presidenza del Consiglio, è diffuso su tutte le scuole e abbiamo coinvolto anche paradossalmente anche delle scuole medie, delle terze medie, ma in generale delle scuole medie, perché sin da piccoli bisogna abituare i cittadini domani a sapere qual è la via del bene. Però talvolta quello che non riusciamo a fare nel complessivo è riuscire a toccare gli animi dei ragazzi, perché magari la giovane età talvolta li distrae, però per attirare e conquistare la loro attenzione ci siamo immedesimati in quella che è il loro mondo e abbiamo cercato degli strumenti, quali possono essere l'arte, che alle mie spalle vediamo il maestro Criminisi che sta realizzando un ricordo, un murales che possa anche così ricordare e segnare la memoria dei giovani studenti questa azione che abbiamo fatto. Là dentro abbiamo visto che ci sono dei templi in miniatura, frutto del laboratorio d'arte che ha seguito l'architetto Cuffaro. Così come abbiamo fatto tante altre attività, oggi ci sarà anche un saggio del laboratorio di teatro, di un musical, insomma, seguito dalla dottoressa Grapanzano. Noi sostanzialmente oggi portiamo avanti un'iniziativa in continuità con le scuole medie, alcune scuole medie della provincia di Agrigento, per affermare intanto che l'educazione alla legalità passa essenzialmente attraverso la cultura, e siccome la cultura si esprime anche attraverso l'arte, la musica e il testo recitato, abbiamo voluto impegnare i ragazzi in un'estemporanea appunto di pittura e in un musical che racchiude queste due arti, sostanzialmente per dare ai ragazzi un messaggio che intanto la scuola è sempre e comunque un presidio di legalità ed è il luogo in cui loro possono trovare sempre sostegno a qualsiasi forma di illegalità che viene perpetrata nei loro confronti. Educare alla legalità nella scuola significa sempre e comunque mettere la persona al centro, pertanto far capire ai ragazzi che l'altro deve essere considerato un altro noi. È un progetto che continuerà anche con altri eventi? Sì, è un progetto che già è iniziato qualche mese fa. Noi abbiamo avuto ospite anche un artista musicale che ha, diciamo, lanciato un messaggio ai giovani anche in termini di affermazione delle regole di democrazia. Lavoriamo all'interno delle classi, incontrando, leggendo e rileggendo la Costituzione affinché i ragazzi assumano consapevolezza dei diritti e dei doveri, perché crediamo che affermare la legalità significa far riconoscere al ragazzo che può commettere gli errori, ma che questi errori è possibile correggerli con il sostegno delle persone e delle istituzioni.